Senza insegne sulla facciata e con le vetrate oscurate, dalla fine dello scorso anno andava avanti così l'attività di una palestra abusiva, scoperta e chiusa dalla Guardia di Finanza di Viareggio in pieno centro. Non venivano rispettati i requisiti igienico-sanitari e tantomeno le norme anti-Covid, tanto che vi era un unico spogliatoio uomini e donne nella stessa stanza. A tradire il titolare, un viareggino, è stato quello stesso passaparola che aveva portato tanti clienti ad allenarsi, ma anche le foto e i video postati su alcuni profili social che mostravano le sessioni di allenamento. Nel blitz compiuto alcuni giorni fa, le fiamme gialle hanno scoperto attrezzi e tapis roulant nei locali del fondo commerciale tra via Paolina e via Mazzini. Il titolare è stato sanzionato, ma a far scattare la chiusura della struttura è stata l'assenza del defibrillatore. Una situazione di rischio anche per il diffondersi del coronavirus. Il periodo è sicuramente uno dei peggiori per frequentare strutture prive di autorizzazioni come quella che è stata chiusa dalla Guardia di Finanza. Questo perché, essendo un'attività abusiva, di conseguenza non garantisce che siano rispettate le norme sanitarie, che siano rispettate le prescrizioni, non garantisce in realtà, ad esempio, nemmeno una copertura assicurativa. Quindi si raccomanda sempre di diffidare da strutture abusive di questo genere. Sono in corso accertamenti per verificare che fra i clienti degli ultimi mesi non vi fossero soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria o addirittura in quarantena. La Finanza di Viareggio intanto prosegue controlli sul rispetto delle prescrizioni anti-Covid e sull'obbligo di mascherina dopo le 18 scattato una settimana fa. Fortunatamente i controlli hanno avuto esito regolare, quindi c'è stata una risposta positiva da parte degli esercizi commerciali della Versilia. Siamo stati impegnati soprattutto nel fine settimana, anche in questo caso però la nostra attività di prevenzione fortunatamente non ha portato a sanzioni. I giovani, i frequentatori della cosiddetta Movida hanno rispettato le prescrizioni emanate e questo ci fa essere sicuramente fiduciosi.